La R che mi canta. Vai, ma R! Allora, buono d'amore. Ah? Lui è la R. Lui ti accompagna. Allora! Lui è la R. Io sono il lavatore. Mi sentirebbe a contattarmi. Allora, accontentatevi della sala. Parte in automatico. Allora. Ma perché ce l'hai tutte tu? Allora ce la facciamo. Aspettate. Siamo qua a un matrimonio, tutti lo sapete. Però solitamente in matrimonio non ci si domanda mai una cosa fondamentale. Com'è che è nata la storia d'amore? Amore! Di queste due persone che si stanno sposando. E quindi noi oggi, cioè in questo momento, abbiamo deciso di raccontarvela. Raccontare! Di raccontarvela. Vela! Okay. Vela! Abbiamo deciso di raccontarvela. Per cui cominciamo, ovviamente raccontarle basta, non è sufficiente, quindi i due protagonisti che comunque hanno vissuto questa storia d'amore dovranno mettere in scena tutto quanto. Quindi intanto cominciamo a spostarci sul palco, che è la storia del palco. Di che cosa? Il palco. Cosa? Lasciate che gli sposi abbiano spazio, portate dei lati. Bisogna lasciare gli sposi indietro. Avvicinati, se no si sente! Va bene! No, spostatevi pure indietro, ragazzi, lasciate spazio. No. Va bene. Allora, un briaco, faccio anche tu. Sono briaco, sì. Faccio anche tu. Allora. Come è nata la storia? Inizialmente ci fu una lite tra Davide e uno spirito leggermente maligno che venne pesantemente umiliato da Davide, ma pesantemente, molto pesantemente, anche Davide si stava molto bizzarrendo in quel momento mentre umiliava lo spirito, solo che lo spirito, che è decisamente vendicativo, ha deciso di vendicarsi con Davide. Per cui, un bellissimo giorno di maggio, quando tutti due erano là nel Davide che passeggiavano casualmente nel parco, ma non si conoscono là nel Davide. Allora lo spirito decide una cosa. Chi chiave? Da bere. Ascoltando Cupido che entra in scena. Entra Cupido in scena! Cupido colpì Davide, che si innamorò perdutamente dell'Annalisa. Ma l'Annalisa non fu colpita da Cupido, per cui sarà colpita un cazzo. E quindi continuò a scappare da Davide. E Davide cercò in tutti i modi di conquistare il cuore dell'Annalisa. In tutti i modi, In tutti i modi! Ma l'Annalisa non si fa accontentarsene. Poi Davide se ne andò sconsolato. Davide scoppia in lacrime! E metà del piano fatto. A questo punto lo spirito malvagio decide di rapire l'Annalisa in modo tale che Davide si distruggesse dal dolore. Quindi entra lo scagnozzo dello spirito malvagio. Il rappresentante, non lo spirito malvagio, E l'Annalisa si dimena disperata mentre lo scagnozzo lo mette all'albero. Bella.
con bagaglio. Ma Davide per il cielo di chi è il corso dell'anno di Brian Lenone. Brian Lenone. Tutte i molti. È la maggiore di Brian. Cagnotto! 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 Le cose. Elisa! Elisa! Cagnotto, dai! Coordinazione di... Capisce così una persona, ci vuole organizzazione. Sì, ma manca la prova, ragazzi, portatela in scena. La prova! La prima! La prima! Dov'è finita? Oh, oh. Dai, Mauro! Bassinella, sesso! Il gesso! Miracolosamente a parte uno miracolosamente a parte un blocco di gesso e un ferro. Ecco, ha già capito. Ecco, rassegnata. Adesso c'è da ridere. Posso spaccare qualcosa? Meno scena! Funziona l'analisa, solamente tra cose che piace. Ah, c'è tutta una cosa dietro, voglio dire un peccato che non puoi stare. Bravo! Bravo! Dai, dai! Ae! No, ancora! C'è un gatto. Bambini, ma fatelo a casa. Devi dire sabata. Devi dire sabata. Sabata. Ragazzi, quasi aspettiamo un piacere. Il chi hai deve essere sabata oppure sacata. Oh, la Lisa sta soffrendo, però. Non la conquisterai mai così. Non la conquisterai mai così. Aspettate un attimo, però. No, adesso che impietono dei bambini. C'è la mia, guarda, come si è enorme. Vedi quello lì? Sì, sì, può essere a livello. È troppo grosso. Oddio, ora si fa male. Ora si fa male, no, amico. Adesso ci si spacca la spalla. Ma quella non è una cosa. Ah, non so perché. Tizio da bere in mezzo. Ah, lo posso dare. Ti aiuto, finalmente. Il medico si può arrivare un altro. Cos'è? Cosa fa ora? Segale Simone, fa lo show col pisello. Bravo.
cucchiaio. Davide libero l'analista con la chiave. Giovanni rimane albero. Abbassi l'albero, dai, abbassi l'albero. Ma a questo punto c'è un colpo di scena. Lo scagnotto scappa urlando. No, perché il capello è uguale. Mi piace. La voce che sale nella grotta. No, è stato ecco, mi hanno detto, ma uguale. No. Camminando piano, lentamente superano montagne, laghi, mari, fronti a Siena, ponti, superano ponti, ponti. I due oggetti in scena, ragazzi, svegliatevi per piacere. Grazie alla contarda. Immenso. I custodi senza parlare, solo col pensiero, vi dicono cosa dovete fare. Ora, ci sono due indizi, cioè due indizi incredibili, un indizio strepitoso all'interno di questi contenitori. Voi dovete raccoglierli. C'è la farfalla, è bellissima! Dovete raccoglierli ora. Noi abbiamo destinato ogni contenitore alla persona giusta, però potete scegliere. Ma sono pegativo! Ora vivi! Ovviamente, cioè, potete scegliere chi va in cosa, cioè... Non vi preoccupate, non sporcatevi, poi di puliremo, ma non sporcatevi. No, no, dei, dei! Io andrei prima del bar. No, ognuno, Sanna va da una parte, Davide va dall'altra, gli indizi si complementano. C'è un porco lavoro, ma qualcuno deve farlo. E per piacere, portate in scena la carta igienica che serve dopo. Albero! Entro per avere ma chi ha lasciato il bastone nel cesto, ragazzi? Basta! Davide, affrontate i pegatini. Davide leggerà la prova in silenzio. No. Davide li affronterà i pegatini. Davide leggerà in silenzio. Anche l'arma in silenzio. L'analista leggerà in silenzio. Brava Anna! Hai visto cosa si è aperto? Ok, per piacere, chi non c'entra forse io dalla scena, no, è vero che avevo un po' di ora, dico, lo spirito della grotta impone alle due persone di non parlare, gli ha tolto la facoltà della parola. Per cui in realtà hanno letto gli indizi, però l'unico modo per comunicare ad altre persone che non possono parlare è mimare al mare. Cosa c'è scritto sull'indizio? Come sta Davide? Girato per lì poteva esserci anche il fantasma. La
Annalisa in realtà può parlare solo col pubblico e spiegare cosa ha capito. Lo puoi rifare. Posso parlare? No! Da, chiedo al pubblico un attimo di silenzio. Andiamo via. No. Capiamo. Fame. No, silenzio il pubblico per piacere. Andiamo a casa. Andiamo. Su un ippogrifo. Ha le corna e la coda. Diavolo, è per così. Lucifero, diavoletto. Anna vuole una sedia? Andiamo! Vuoi telefonare a casa? Cioè, che cazzo vuoi nominare? Potrei dirmi? Una cosa, una frase. Ma va dove? No, no, adesso indovina, ragazzi. Senza fame. Sì, ma è l'unico momento che ho fatto 6 minuti, ragazzi. Andrea! Diavoletti. Diavoletti. Anche lunedì la mano. Immagina, sempre con la D. Ah. Parte dell'indizio Davide. Va bene, pronto. Andiamo. Bendati. Davide è un attimo più sveglio dell'anno. Patrimonio, lui no. A questo punto incredibile, l'analista e Davide si ritrovano in una nuvola di fumo che non gli fa vedere niente, appaiono due demoni. Questi demoni tentano l'anno e Davide. Lui è vanitoso, vero? Lui demone è vanitoso. E li portano all'agli estremi del palco. Prende la spada, eh? Un bello di no. Ecco, ha fatto un disco. Appare uno spirito guida con un attrezzo demoniaco. Spirito guida. Questo spirito guida. Hai fatto muriata. Due personaggi con due armi. Ho capito. Dov'è il secondo caso? La lui è. Dove avete portato l'anna? Ragazzi, silenzio un attimo, se no non mi sentono. La voce indica i due spot, ai due personaggi che devono seguire il suono. Fidatevi del suono e fidatevi del vostro udito. Un trono magico! Questo trono magico aiuta l'Annalisa ad arrivare all'istruzione. Ragazzi, le sedie! Perché mi sento così.
campione. Sapete che mi piace? Ma allora, l'abbiamo preso? Un attimo che c'è, no, strano, c'è tuo marito che è un attimino... Sì, ma veramente il marito? Non ci credevo. Possiamo dirlo. Poi vedrai il filmato. Ma io non vedo niente! Ma lo spirito! Ma lo spirito si ricorda di avere un impegno a cena, per cui decide di concludere. Guida di verso il punto principale. Ma ne vedo l'ha preso! E lo spirito si decide per piacere. Spirito! E adesso l'hanno guidato. Lo spirito guida verso il punto di destinazione. Non abbiamo definito giusto. Servi lo spirito guida. Per evitare morti. Fermati! Ora stop! Mettete il trono, magicamente scompare. Grazie. E i due personaggi si rendono conto di avere in mano un Ken e si domandano: ma perché noi abbiamo in mano un Ken? Non lo so, chissà perché. Lo spirito guida si stabilizza su un punto. Piacere, lo faccio io. Questo punto non è per il è solo col polso, riprofondo. Chiunque cadavere. Questo punto dovrà essere. È un punto che nasconde un indizio, però lo nasconde molto. Come si dice? Bene. Nascostamente, molto nascostamente. Molto bene, deve essere quasi distrutto, diciamo, anzi, un po' più distrutto. In aguardia però! Però in aguardia, dai! Cioè, scappa il morto. Ancora. Grande. Va bene. Appare un inizio. Di questo ho perso il rispetto. E trovano un indizio. Mi è piaciuto il trono, però, dai. Vai, apro te. Ora leggono l'indizio senza parlare. Come fai arrivando? Leggete insieme. Con calcio. Leggono l'indizio ad alta voce. Andate dall'oracolo. Oh, ciao! Oh, l'oracolo! Cosa sarà l'oracolo? Oh, l'oracolo! Camminano per giorni e giorni! Che semplificheremo a 2 minuti! Pensando che non arriva l'impossibilità di una grotta, l'ingresso di una grotta, che appare magicamente davanti ai loro occhi! Pubblico, fate sparire la grotta! A questo punto la grotta può essere aperta solo con delle parole magiche incredibili. Apro cadavro! Esatto. Lui la grotta ve l'ha aperta. No, aspetta. Per cui quando Davide e Anna apriranno la grotta scopriranno l'oracolo che gli consegnerà il tesoro più grande di tutti i tempi. Per cui ora Anna e Davide aprono la grotta. Pronta? Abra cadavra! A lui. Grandissimo. Rispetto. Devi sottolineare con delle dolci note questo voce. Una voce appare da voi, siete felici davanti con la vostra vita. E io
finito la scena, la storia, ma l'analisa non gliene frega un cazzo di tanto. E hai i soldi in mano! E hai i soldi in mano! In realtà l'analisa prende i soldi, dice, beh, io me ne vado un po' per i cazzi, direi, perché comunque tanto mi Adesso troppi capelli qua. Lo vedete? Dopo tanti anni. Ha capito una cosa, l'analisa ha un debole. Ha un debole per le serenate. Serenate però, se dice serenate lo corregge, serenate, L'unico modo che abbia commosso è fatto una chitarra incredibile. E cantare una serenata all'Annalisa, possibilmente in ginocchio. Davanti all'Annalisa. Pubblico! Via, via, via! Quindi Davide cammina verso l'Annalisa, innamorato. Cosa succede? E Davide canta una serenata. E il pubblico sta zitto. Narratore, possiamo fare strutturata. No! No! Sai? Corda. E Samuel poteva darci la cordata sta chitarra, però ragazzi, cioè, la stessa pezza che cazzo volete, non è mia, cioè. Quella che è sul, era sul tappeto con i gatti che sono. Bravo Massimo! L'accordatore dice che è accordato. Oh, lo spirito accordatore! Scusa, scusami. Ma... pubblico in silenzio! Allo? Un po' più spontaneo, vedi. Deve essere sorridata, va bene, per fare innamorare l'Annalisa. L'Annalisa può anche dire che non sei innamorata. Ciao! Hai anche bella, posso parlare?